Questa mattina col collettivo Vico, ma anche con ragazzi delle scuole di Napoli, abbiamo occupato il liceo Giambattista Vico. Abbiamo visto che comunque le occupazioni sono un atto politico che si sta riprendendo molto in questo paese e sta riprendendo in tutte le città con le stesse rivendicazioni che ci teniamo a chiarire, sono quelle dei trasporti, del potenziamento dei trasporti, sono quelle della sicurezza sanitaria che purtroppo in scuole come il Vico può essere garantita ai vari lavoratori, non agli studenti purtroppo, ma in altre scuole non può essere garantita nemmeno ai collaboratori, ai professori. Chiediamo poi che naturalmente ci sia fatta una campagna di vaccini anche verso i docenti, che sappiamo essere magari i soggetti più a rischio, spesso per l'età e spesso anche per quelle che sono le classi pollaio che purtroppo si sono create in questi anni. Vorremmo provare anche a dare un esempio di quella che per noi è la scuola, quindi non solo proporremo metodi diversi di didattica, dibattiti su temi che noi riteniamo siano importanti nella scuola, a partire dall'ecologismo, arrivare all'antifascismo purtroppo, anche perché abbiamo visto che insomma l'antifascismo purtroppo è una cosa in cui si deve ancora parlare nelle scuole. Sembra quasi di trovarsi in una situazione uguale a quella di settembre, ovvero noi studenti siamo consapevoli che il primo febbraio rientreremo e molte scuole, a parte insomma quelle che si sono potute permettere mezzi e lavori insomma più efficienti dal punto di vista sanitario, saranno costrette a chiudere. Ci saranno persone che continueranno a contagiarsi non solo nelle scuole ma anche nei trasporti, e quindi noi sappiamo che rientreremo, ma sappiamo benissimo che questo non è il rientro in sicurezza che stiamo richiedendo. E proveremo a dare anche un esempio dal punto di vista di sicurezza e sanità. Non solo noi ci siamo tamponati prima di fare questa azione, sia io come altri ragazzi prima di venire abbiamo fatto il tampone poi per poi risultare negativi, altrimenti non saremmo qui. E naturalmente proveremo anche a istituire quello che è un presidio sanitario fisso con qualcuno di competente che insomma possa agire in solidarietà nostra fuori il portone per fare i tamponi a chiunque voglia entrare, perché se della scuola insomma se ne dovevano occupare le istituzioni, adesso della scuola ce ne occupiamo noi. Già il fatto che molti studenti consapevolmente abbiano diciamo deciso di prendere la responsabilità di quest'atto vuol dire tanto e dovrebbe secondo me preoccupare le istituzioni, soprattutto sul rientro il primo febbraio, al quale noi siamo disposti a partecipare, consapevoli che ci stanno buttando in un focolaio, probabilmente in dei focolai, perché poi saranno multipli le scuole. È stato fatto poco o nulla, ma oltre insomma all'intero anno abbiamo visto quest'ultimo periodo si è parlato più della crisi di governo che della scuola, si è parlato più di chi doveva rimanere sulla poltrona, chi doveva perderla, chi doveva prenderla, e nessuno di questi soggetti ha mai parlato di politica all'interno, nell'ambito scolastico. Anzi, le uniche dichiarazioni sono venute da Lazzolina, che l'ultima volta insomma che si è espressa ha parlato dell'esame come di un qualcosa di molto vago, disorganizzato, e già è imbarazzante il fatto che si debba organizzare al ridosso del secondo quadrimestre questi esami di maturità. E l'unica cosa altra che aveva detto era che era semplicemente preoccupata perché gli studenti erano arrabbiati per la TAD. Ecco, a questo punto viene proprio da dirsi, c'è stato un anno per prepararsi e loro si sono accorti solo adesso del nostro dissenso, sono accorti solo adesso di tutte le contraddizioni che esistono nella scuola e che stiamo portando, che ci teniamo a chiarire, esistevano anche prima dell'emergenza. Mi raccomando! Oh, noi lo siamo anche per voi! Buona giornata, signora Vida! Mi raccomando! Vida, sì, non mi preoccupare, penso io!